In seconda categoria, oggi torniamo in alto, nel senso che andiamo nel girone A, facciamo tappa in casa dell'amica Rossano, insieme a noi mister Maurizio Scorza. Buonasera mister, ben trovato su Stadio Radio. Buonasera, buonasera a tutti quanti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Buonasera a voi comunque pure. Grazie mister. Dunque, questa sua squadra, l'amica Rossano, e parliamo intanto della partita che vi attende contro il San Sosti. Quindi questa è una sfida che vede l'amica Rossano a 5 punti, San Sosti ne ha soltanto uno, siamo vicino a uno scontro diretto quasi. Allora, noi praticamente siamo una società, io l'allenatore, ci siamo subentrati da poco, da 20 giorni, 25 giorni. Abbiamo due partite da recuperare, abbiamo fatto praticamente un po' di acquisti perché la squadra l'abbiamo prelevata in una situazione veramente drammatica. Abbiamo fatto 7-8 acquisti in 10 giorni fa e quindi praticamente vogliamo ripartire. È normale che oggi come oggi si guarda la classifica, si gioca domenica dopo domenica e quindi praticamente uno che guarda il giornale, uno che guarda la classifica e vede noi 5 punti, sì, giusto, è uno scontro salvezza. Amica Rossano, che quindi, come dice il nome, ovviamente opera lì a Rossano, quindi c'è anche una concorrenza forte perché lì vicino c'è anche Corigliano, ora è il comune unico, tra l'altro, ma c'è soprattutto la Rossanese che sta andando anche bene in promozione. Ecco, allora una curiosità, perché poi a noi della seconda categoria spesso interessa proprio la storia delle società, il progetto. Cosa si sta facendo sui giovani, magari, e che tipo di seguito ha una squadra che soffre, tra virgolette, una concorrenza così importante vicino casa? Allora, ti spiego subito il nostro progetto perché noi siamo 12 amici. Siamo 12 amici, abbiamo fatto una cosa secondo me che in queste categorie è spettacolare. Abbiamo fatto un abbonamento popolare per questa squadra e abbiamo raggiunto quota 700 tessere. Allo stadio, l'ultima partita che abbiamo fatto, praticamente c'erano oltre 400 persone. Però Abbiamo fatto questo azionato dove ci vogliamo divertire. Abbiamo fatto una squadra praticamente, sì, ci sono alcuni veterani, ma ci sono tantissimi giovani. Tieni presente solo una cosa, mi preme dirlo perché? Perché è importante, una seconda categoria che ieri ad allenarsi c'erano 27 persone. Quindi praticamente noi più che essere una squadra di calcio siamo degli amici, delle persone che ci stimiamo, delle persone che vogliamo far bene. Poi ti ricordo un'altra cosa comunque, abbiamo sposato un progetto dove praticamente pure con la Rossanese, per noi la Rossanese, noi siamo la bacinella, noi il siamo quelli che satellite. bravissimo, se gli serve qualcosa noi siamo a disposizione, come loro si sono messi a disposizione con noi, quindi non c'è nessun tipo praticamente che vogliamo superare, no, noi vogliamo essere amici, stop, come è giusto che sia. E direi che è una cosa bellissima, tra l'altro mi ha ricordato ai bei tempi quando c'era l'Albino Leffe in Serie B che addirittura dovette modificare lo statuto, perché l'Albino Leffe da statuto era a disposizione dell'Atalanta, che a quel tempo non se la passava bene come oggi. Tieni presente una cosa, noi abbiamo fatto queste tessere, abbiamo fatto le fotografie con tutte le persone che sono comprate questa tessera e tieni presente che la maggior parte sono il presidente della Rossanese, il mister della Rossanese, alcuni giocatori, quindi noi siamo praticamente a disposizione loro, quando loro vogliono farle amichevoli noi siamo a disposizione, quindi noi è semplicemente un progetto che abbiamo fatto. L'ultima domanda che le faccio, questo progetto bellissimo perché comunque alla fine sostenersi a vicenda forse anche il modo migliore per far crescere la Calabria andando anche oltre il discorso calcistico, Certo. quindi posso chiederle se in qualche modo la crescita dell'amica Rossano è proporzionale a quella della Rossanese, quindi laddove la Rossanese dovesse andare in categorie che storicamente tra l'altro le appartengono, anche per voi si può ipotizzare di salire qualche gradino? Noi attualmente pensiamo, come ti dicevo prima, partita per partita, perché oggi uno che guarda la classifica e ci vede giù in quel modo, giustamente non posso magari in questo momento dirvi noi vinciamo il campionato. Noi cerchiamo di fare bene, iniziamo a fare le cose come si fanno e poi da cosa, come mi insegni, nasce Nasce cosa. cosa. Grazie
Bene, mister, grazie di cuore per essere stato con noi, buon lavoro e alla prossima. Grazie, grazie a voi, grazie della disponibilità e di questo tempo che è veramente stato d'oro. E anche buone feste, chiaramente, visto grazie che è stato il Radio Sabato, termina qui. Grazie.